Introdotto l'argomento nel contesto dei rischi legati alle lampade scialitiche, il rischio di contaminazione dell'area operatoria per incompatibilità della scialitica con il flusso laminare viene ampiamente trattato dalla letteratura, che lo rileva infatti come uno dei rischi di maggiore entità. Buongiorno e bentornati a questa serie di video. Oggi, come detto in apertura di questo video, affronteremo il rapporto tra scialitica e flusso laminare. Dopo aver brevemente spiegato la natura del flusso laminare, che cos'è quindi flusso laminare, analizzeremo i metodi per il calcolo della turbolenza, facendo riferimento all'unica norma che direttamente lo tratta, per poi infine considerare in che modo una lampada può apparire meno impattante di un'altra con riferimento alla turbolenza. Che cos'è quindi il flusso laminare? Il flusso laminare sono una serie di lamelle d'aria a diversa pressione e velocità che generalmente provengono dal soffitto e contribuiscono a mantenere la sterilità dell'area operatoria. Il flusso laminare è quindi concettualmente un flusso d'aria pulita proveniente dal soffitto che viene spinto verso il basso in prossimità del tavolo operatorio e raccolto da degli aspiratori posti nella parte bassa della sala operatoria che assorbono l'aria contaminatasi lungo il percorso. Dalla descrizione del funzionamento del flusso laminare appare quindi evidente come la presenza di un qualsiasi oggetto lungo il percorso di questo flusso impatti la corsa generando delle turbolenze. Immaginiamoci, c'è un flusso d'aria che in condizioni normali non trova nessun ostacolo, viene aspirato dai bocchettoni posti nella parte bassa, tutto funzionerebbe perfettamente. Nel momento in cui andiamo a posizionare un ostacolo, come in questo caso la scialitica, lungo il flusso del flusso laminare, il percorso del flusso laminare, vediamo come questo oggetto crea delle turbolenze e infatti il flusso laminare si calcola attraverso un metodo di percentuale di turbolenza. L'unica norma che tratta la gestione delle turbolenze e il calcolo di queste sfortunatamente non ha applicabilità in Italia e non ha valore internazionale. È infatti una norma tedesca, la DIN 1946-4, che prevede un calcolo specifico per il calcolo della turbolenza generata dalla scialitica. Nello specifico, il test previsto dalla normativa vuole che la lampada, lasciata accesa per un lungo periodo, venga inclinata a 45 gradi, sempre posta sotto e nel lungo il percorso del flusso laminare, ma piegata, inclinata di 45 gradi, e le rilevazioni vengano prese in multipli punti. La somma della massima turbolenza del soffitto ventilante e della turbolenza provocata dalla lampada non può superare il 37,5%. Questo significa che minore sarà il valore in percentuale di turbolenza, migliore sarà la compatibilità con il flusso laminare. Tra gli elementi che impattano e influiscono negativamente sulla compatibilità, leggiamo la temperatura in primo luogo, la dimensione dell'ostacolo e eventualmente le forme del riflettore. Questi tre elementi hanno però un peso e una rilevanza ben diversa a determinare l'indice di compatibilità di un oggetto con il flusso laminare e infatti la temperatura tra i tre è il fattore che ha maggiore rilevanza. Il calore crea di sé delle turbolenze ed è proprio per questo che la normativa prevede che la misurazione non venga fatta a lampada spenta o con la lampada appena accesa, perché in questo momento la lampada è ancora fredda. La norma prevede che venga effettuata passate diverse ore dall'accensione della lampada o comunque nel momento in cui la lampada raggiunge la temperatura di utilizzo. Pertanto il calore e quindi l'abilità di una lampada a disperderlo quanto più efficacemente possibile determina la buona compatibilità col flusso laminare. A impattare sulla capacità di una lampada di dissipare il calore sono i materiali con cui è stata costruita. La scelta dell'alluminio rispetto alla plastica si traduce infatti in un minor rischio di contaminazione del campo operatorio, perché c'è una migliore compatibilità col flusso laminare. Abbiamo detto che il calore è l'elemento principale, il fattore principale che determina la compatibilità col flusso laminare. Però non dobbiamo dimenticarci anche della dimensione e della forma. Ora, parliamo della dimensione.
La dimensione ha anche essa un impatto. Maggiore sarà la dimensione dell'ostacolo, minore la compatibilità del flusso laminare, e questo perché l'area del flusso laminare, a prescindere dalla grandezza e la dimensione dell'ostacolo, si ricongiungerà superato l'ostacolo, perché lo avvolge e alla fine si ricongiunge. Però ovviamente lo spazio che occupa per ricongiungersi sarà maggiore, tanto maggiore sarà la dimensione dell'ostacolo che viene a frapporsi nel percorso del flusso laminare. Quindi, nel caso delle lampade scialitiche, la dimensione è sì da considerare, ma bisogna anche considerare come tutte le lampade scialitiche abbiano più o meno la stessa dimensione, e quindi questo parametro risulta sì un fattore negativo ed impattante, ma allo stesso tempo imprescindibile. La lampada deve esserci, e quindi che il diametro sia 50, 60, 70 centimetri, l'impatto sul flusso laminare sarà veramente poco modificato dalla dimensione del riflettore. Così come nel caso delle dimensioni l'impatto non ha una grande rilevanza, considerando la presenza di forme particolari, mi vengono in mente feritoie o cavità poste sulla parte superiore della lampada, queste difficilmente miglioreranno l'indice di compatibilità col flusso laminare. Anzi, se dovessimo andare a considerare quello che prevede la norma, ovvero che il test venga eseguito con una lampada inclinata a 45 gradi, comprendiamo ben facilmente che la presenza di feritoie o cavità sul riflettore vengono rese completamente inutili dalla posizione inclinata della lampada. Se io pongo uno spazio vuoto e lo piego a 45 gradi, l'aria che scendendo dal tetto incontrerà l'ostacolo incontrerà comunque l'ostacolo a prescindere dalla forma che questo ha. Quindi la presenza eventuale di cavità è assolutamente ininfluente alla compatibilità col flusso laminare. Comprendere quindi la compatibilità col flusso laminare è di fondamentale importanza. Si stima che il 90% delle infezioni sul sito chirurgico siano causate da aria contaminata che circola in sala operatoria, e questo deriva in larga parte dall'incompatibilità degli oggetti col flusso laminare e l'impossibilità di pulirli adeguatamente. Essendo quindi la dimensione e la forma un aspetto marginale, quello su cui dovrebbero concentrarsi i produttori di lampade è la garanzia che i materiali costruttivi con cui vengono realizzate le lampade siano di materiale capace di dissipare il calore. Solo in questo modo, riducendo la temperatura dell'ostacolo, possiamo migliorare l'efficacia della compatibilità col flusso laminare. Grazie per l'attenzione. Vi invito quindi a continuare a seguirci su questo canale per scoprire novità intorno al fantastico mondo delle lampade LED.